grazie a tutti. Nell'ambito della manovra che le forze israeliane stanno sviluppando per l'offensiva lungo la Blue Line, gli assi di penetrazione di Nakura e di Bint Jubalin sono stati individuati dalle forze israeliane per effettuare l'ammassamento delle truppe che poi vengono immesse in combattimento contro le postazioni Hezbollah nell'area. Le forze israeliane hanno posizionato lungo la Blue Line in prossimità dell'avamposto 1.31, dove ci sono 18 militari italiani, una propria unità a livello di squadra plotone con un main battle tank, Merkava e veicoli da combattimento di fanteria Namer, utilizzando la recinzione del citato UNP 1.31 come protezione da eventuali attacchi di Hezbollah. Dopo alcuni incidenti minori tra le forze israeliane e i dispositivi di sorveglianza e protezione fisica della base accorsi nei giorni 8 e 9 ottobre, in data 10 ottobre l'avamposto è stato fatto oggetto di colpi d'arma da fuoco da parte delle forze armate israeliane. I proiettili hanno colpito alcuni mezzi, le taniche del carburante dislocate all'interno della base e reso inefficienti le camere ottiche del sistema di sorveglianza dell'installazione. Installazione che è stata poi a lungo sorvolata anche da un drone dell'esercito israeliano. Come sapete non c'è stato nessun ferito tra i caschi blu italiani, i quali per ragioni di sicurezza si trovavano già precauzionalmente al riparo nei bunker a causa dell'innalzamento del livello di force protection dovuto agli scontri in atto tra le forze tra Hezbollah e le forze israeliane. Data la gravità dell'episodio, UNIFIL ha esortato tutti gli attori coinvolti a cessare immediatamente il fuoco, a tornare alla piena attuazione della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza dell'ONU. I nostri caschi blu stanno monitorando la situazione dalla sala operativa del quartier generale a Shama. Gli atti ostili compiuti e reiterati dalle forze israeliane contro la base UNP 131 potrebbero costituire crimini di guerra e sicuramente rappresentano delle gravissime violazioni alle norme del diritto internazionale umanitario. Sicuramente violazioni non giustificate da alcuna necessità militare. Per questo motivo io ho espresso un fortissimo disappunto e ho richiamato ad astenersi da condotte aggressive contro le forze UNIFIL sia il ministro della difesa Gallant sia in un colloquio formale con l'ambasciatore israeliano a cui ho detto di trasferire le mie parole al ministro della difesa e al capo di stato maggiore della difesa israeliano sia in una lettera di preoccupazione con il vice segretario delle Nazioni Unite della Croix che si occupa delle missioni internazionali, sia con i contatti con il mio omologo francese e la mia omologa spagnola, con l'accordo di una call dei principali contributori della missione UNIFIL da tenersi all'inizio della prossima settimana. Come ho potuto dire, la situazione in quella parte di Libano ci preoccupa non da oggi, ma quello che è successo ieri e oggi è totalmente inaccettabile. E non esiste la giustificazione di dire che le forze armate israeliane avevano avvisato UNIFIL che alcune delle basi dovevano essere lasciate. Ho detto all'ambasciatore di riferire al governo israeliano che le Nazioni Unite e l'Italia non possono prendere ordini da Israele. Le Nazioni Unite e l'Italia sono lì in attuazione di una risoluzione delle Nazioni Unite e l'unico modo con cui si può discutere quello che facciamo è ponendo formalmente il tema alle Nazioni Unite, non sicuramente dando ordini alle azioni libere che sono lì per difendere il diritto internazionale di fare una cosa o di farne un'altra.
non è accettabile perché noi difendiamo il diritto internazionale, sempre, comunque, in ogni paese e da chiunque. Quindi abbiamo avuto una protesta molto forte. Stiamo cercando, come abbiamo fatto fin dall'inizio, di garantire la sicurezza non solo dei nostri militari, ma di tutto il personale UNIFIL. Noi pensiamo ai nostri, i miei colleghi pensano ai loro, ma tutti insieme pensiamo alla missione, a una missione nata per portare pace e non per subire aggressioni. Abbiamo chiesto spiegazione degli atti avvenuti. Abbiamo chiesto il motivo per cui sono stati parati questi colpi e abbiamo preteso di saperli ufficialmente. L'ambasciatore non era in grado di fornirci spiegazioni. L'addetto militare israeliano non era presente, era tra l'altro a un evento organizzato dalla Marina Militare Italiana al Ministero della Difesa a Venezia. Tornerà domani, dopo aver sentito lui stesso il Ministero della Difesa, il Capo di Stato Maggiore israeliano, ci fornirà formalmente spiegazioni di ciò che è avvenuto, spiegandoci le motivazioni di ciò che è avvenuto. Perché non si tratta di un errore. E non si tratta di un incidente. E quindi abbiamo bisogno, necessità, di avere spiegazioni formali, reali, nei tempi più rapidi possibili. Non penso ci sia nient'altro da aggiungere. Io ho chiesto di accompagnarmi al generale Figliuolo, il comandante del vertice interforze, che tutti conoscete, ha bisogno di spiegazioni, il capo di gabinetto della difesa, il generale Iannucci, che con me e col capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Portolano, seguono minuto per minuto cosa accade non soltanto in Libano, in questo momento con maggiore preoccupazione in Libano. Siamo qua per dire, non possiamo tranquillizzare, perché non si tranquillizza nessuno in una situazione di questo tipo. La difesa italiana, l'Italia seguono la vicenda, hanno fatto di tutto e faranno di tutto per garantire la sicurezza di qualunque persona lavori per la pace in quell'area. Siamo certi che il segnale che abbiamo mandato oggi abbia avuto la giusta durezza e sia giunto dove doveva giungere, come doveva giungere. Vedremo nei prossimi giorni quali saranno le spiegazioni, perché non ci basta che non ci siano stati incidenti, vogliamo capire perché è successo quello che è successo. Grazie. Bene, possiamo aprire alle domande, abbiamo già alcune prenotazioni. Angelo Amante di Reuters, prego. Buonasera Ministro, ho due domande. La prima è, lei ha detto che l'ambasciatore israeliano non è stato, diciamo, nelle condizioni di darle una spiegazione di quanto è avvenuto. Volevo chiederle se se l'è data lei questa spiegazione, cioè se lei ha una sua interpretazione dei fatti, del perché questo sia avvenuto. E poi volevo chiederle se per ragioni di sicurezza state considerando a questo punto di ritirare il nostro contingente dall'UNIFIL per evitare di esporlo a rischi ulteriori come quelli di oggi e di ieri. Grazie. È la prima volta in vita mia, quindi si risponde di domanda uno per volta, ok. Sapete come dicono che non vengo mai a Palazzo Chigi e invece sono qua. Io non ho una mia spiegazione e se ce l'avessi non la direi, perché non posso lasciarmi le interpretazioni, devo attenermi ai fatti e alla verità e quindi devo aspettare la risposta ufficiale da parte israeliana. Abbiamo, come voi sapete benissimo, preparato da tempo piani di contingenza per qualunque evenienza e per qualunque accadimento possa avvenire in quell'area. Li abbiamo da pronti, abbiamo accelerato ancora di più i tempi di intervento e le possibilità di intervento qualora fosse necessario. Come dico e ho detto più volte, non è una scelta nazionale, è una scelta internazionale, è una scelta ONU, è una scelta su cui rifletteranno tutti i paesi contributori. Sono 40 i paesi contributori a oggi. La mia idea, la nostra idea, l'idea del governo è quella di cercare di far prevalere gli spazi di pace, cioè di non dare per scontata che in quel lembo di terra possa soltanto esserci una continua guerra. Perché abbiamo visto da altre parti, quando si lascia incancrenire una situazione di guerra, quanto sia difficile estirparla successivamente. Per cui
ostinatamente tenere in alto la bandiera della pace e della possibilità di garantirla attraverso la comunità internazionale, verrà fatto finché è possibile. Poi ci sarà, se succederà qualcosa o si supererà una linea che non consente di garantire la sicurezza che ancora oggi sembra possibile della missione ONU, a questo punto l'ONU si troverà e prenderà delle decisioni di cui noi saremo partecipi. Lorenzo Attianese dell'ANSA. Salve Ministro, due domande molto rapide. Lei ha parlato di crimini di guerra e ha detto che non si è trattato un errore. A questo punto ci chiediamo qual è il punto in cui, diciamo, la linea forse già oltrepassata entro la quale lei invocherà in qualche modo un intervento netto, cioè un ritiro delle truppe. Cioè, lui immagino abbiate deciso qual è il punto di, diciamo, oltre il quale non oltrepassare la linea e oltre il quale viene previsto un, almeno invocato, previsto un ritiro del contingente. E poi quale sono, perché immagino che avete già più volte, come già ne ha parlato in passato, le regole di ingaggio a questo punto da modificare, insomma, le nuove regole di ingaggio che l'Italia propone. Grazie. Sì, parto da questa seconda. L'Italia la propone non da oggi, propone da un anno e mezzo. E il fatto che tutti oggi si accorgano che quello che dicevamo noi un anno e mezzo fa era necessario e avrebbe forse prevenuto quello che sta accadendo non ci dà soddisfazione. Avremmo preferito ci avessero dato ragione già da allora e in qualche modo fossimo intervenuti per rendere applicata la 1701 e quindi non consentire a Israele di poter dire che non essendoci applicazione, essendoci presente di Hezbollah nei 10 chilometri al di là della Blue Line, loro erano, tra virgolette, costretti ad intervenire. Per cui continuiamo a chiedere questa possibilità. È l'alternativa alla guerra. L'alternativa alla guerra è la possibilità delle forze delle Nazioni Unite di svolgere il lavoro che la 1701 gli chiedeva di fare. Quindi di fare un'area di almeno 10 chilometri di sicurezza. Area di sicurezza significa area da cui non possono essere tirate bombe verso Israele, non possono partire attacchi o razzi verso Israele, quello che sappiamo benissimo, che sapete tutti meglio di me. La prima era? Non esistono linee rosse nazionali. Esistono decisioni che, come dicevo prima, si prende nella comunità internazionale. Cioè, nel momento in cui la comunità internazionale si rende conto che non ha più alcun senso, non ha più possibilità di futuro la missione, ma non siamo a quel momento, probabilmente prenderà quella decisione, ma non è ancora oggi. Ma voi come governo, domani la situazione si dovesse ripetere, se domani la situazione si dovesse ripetere, voi come governo, diciamo, siete inseriti ovviamente nell'ambito dell'ONU, però come governo avrete posto un limite da quel punto di vista? Cioè, viene posto. Il limite, quando sarà raggiunto, verrà posto in sede ONU per vedere se altri paesi condividono che quello sia il limite. Se altri paesi, la maggioranza, lo condividessero, sarebbe per tutti così. Ma quello è il luogo di discussione, no? Stiamo parlando di una missione internazionale. Come le dicevo prima, è troppo importante il valore di una decisione multilaterale in un luogo dove ci sono solo scontri e dove la multilaterale non esiste e magari non è riconosciuta. Cioè non possiamo contribuire noi ad indebolire ancora di più la forza di un'organizzazione internazionale come l'ONU, che piaccia o non piaccia, è l'unico strumento che abbiamo per portare la pace dove c'è la guerra. L'ONU serve lì, servirà probabilmente, spero, prima possibile a Gaza, servirà, spero, prima possibile in Ucraina. Cioè, quindi semmai l'ONU va aiutata a diventare più forte, non indebolita. Tommaso Ciriaco, Repubblica. Buonasera Ministro. Torno un attimo sulle sue parole, che ho trovato molto interessanti e molto dure, quelle sul non si tratta di un errore, non si tratta di un incidente. Quindi a suo avviso si tratta, diciamo, di un attacco deliberato dell'esercito israeliano a militari italiani e non italiani impegnati nella missione UNIFIL. E quindi se ci può confermare, diciamo, perché l'alternativa naturalmente di un attacco deliberato, non trattandosi né di un errore né di un incidente. E in secondo luogo volevo chiederle, è stata colpita, diceva,
il sistema, diciamo, di telecamere, se non ho capito male, no? Sosteneva prima. Si è data una spiegazione su questo, cioè pensa che questo possa servire, diciamo, a evitare che l'esercito israeliano, che per l'esercito israeliano vengano registrate immagini delle operazioni militari, c'è una mancanza di fiducia rispetto all'alleato? Che spiegazione si è dato su questo, che è un elemento, diciamo, sensibile? Grazie. Grazie a lei. Quello che ho chiesto oggi all'ambasciatore e su cui aspetto risposta. Aspetto risposta perché gli atti avvenuti non hanno, secondo noi, ma magari ci contraddirà la loro risposta, una motivazione militare. Quindi una motivazione che noi riusciamo a capire. E quindi aspettiamo la loro risposta per capire qual è la motivazione che ha portato a fare degli spari, a colpire dei mezzi, a colpire le tariche di benzina, a colpire delle telecamere di sicurezza della base. Domani, quando avremo la spiegazione, forniremo pubblicamente questa spiegazione. A oggi non faccio illazione io. Magari hanno delle spiegazioni loro militari, per cui non è un errore, significa che non è un corpo che è partito per errore, si tratta di più colpi e quindi non può essere un errore, punto. Cioè, se io sparo in una direzione e mi parte un colpo, è un errore. Se in una direzione partono più colpi, vuol dire che non è un errore. Ci sarà una spiegazione logica o non logica, è quella che stiamo aspettando domani. Io mi sono limitato a dirle i fatti come mi risultano oggi, poi non faccio l'interpretazione perché aspetto la verità. Claudia Fusani, del Quotidiano del Sud. Salve, grazie. Anch'io volevo chiedere due cose. La prima è questa. Se secondo lei, secondo voi, in questi anni la missione UNIFIL ha fallito oppure no? Nel senso, uno dei motivi per cui Israele avrebbe detto che si avvicina a quest'area è perché in questi anni in quell'area sono state ammassate una quantità di armi che l'Iran ha fornito a Hezbollah in maniera sistematica e puntuale. Perché queste armi non sono state tolte di mezzo dalla missione UNIFIL? È la prima domanda. La seconda, al Ministro, che cosa ne pensa di quello che ha detto Orban ieri, al Parlamento europeo, ovvero sia che in Ucraina abbiamo perso? Grazie. Io quello che dovevo dire sugli errori di UNIFIL e sulla mancanza di possibilità di raggiungere con le regole di linguaggio che c'erano l'applicazione 1701, non è di oggi, ripeto, è oltre un anno e mezzo. La 1701 ha sempre previsto che le forze di UNIFIL dovessero effettuare qualunque tipo di loro operazione con le forze armate libanesi. Le forze armate libanesi, la costituzione, il rafforzamento, l'addestramento, il numero delle forze armate libanesi non dipendeva purtroppo, ed era la parte che mancava nell'applicazione 1701, non dipendeva purtroppo dai paesi alleati, ma dipendeva dal Libano, che ha attraversato negli ultimi anni una crisi dietro l'altra, per cui voi calcolate che gli stipendi delle forze armate libanesi sono diminuiti, sono praticamente passati da, come potere d'acquisto, 2.000 euro a 100 euro. Ed è logico che forze armate che in media passano, vedono ridursi di 20 volte il proprio stipendio, magari sono più attirate da chi lo stipendio l'ha adeguato all'inflazione, che normale, perché magari i soldi sono collegati al petrolio di un'altra nazione molto esatto, quindi Hezbollah non mi pare che abbia soldi suoi, ecco, non è una novità di questa conferenza stampa. Quindi, anche per questo motivo, anche questo in tempi non sospetti, cioè prima che iniziasse questa guerra, l'Italia ha cercato di mettere d'accordo più nazioni europee, più gli Stati Uniti ed altre nazioni e paesi arabi, in un progetto che era, passatemi un termine banale, adottiamo le forze armate libanesi. Cioè costituiamo noi i fondi a livello internazionale per reclutare, pagare, formare, addestrare, attrezzare le forze armate libanesi, perché senza quello strumento tu non hai neanche la possibilità di attuare la 1701. Proprio per questo è un percorso che noi abbiamo iniziato mesi fa, che dovrebbe vedere a breve una conferenza dei donatori fatta qua in Italia, in Sicilia. Diciamo, gli avvenimenti di questi giorni rendono tutto più complesso, ma stiamo andando avanti. L'altro giorno, nell'incontro che ha avuto col capo di Stato Maggiore
libanese, il generale Aoun, il generale Portolano, che ho voluto che andasse, si recasse in Libano proprio per toccare con mano la situazione, hanno concordato questo percorso, deve andare avanti, vuole andare avanti, partiremo con 5.000 persone, e questo è l'unico modo per arrivare a qualcosa che in qualche modo consente di portare sicurezza in quella zona, stante la 1701 e le regole che impone la 1701. La riforma sarà anche oggetto di questo incontro che faremo con gli altri contributori nella prossima settimana. Ne ho parlato oggi con il collega francese e la collega spagnola, che sono con l'Italia i maggiori contributori a oggi. Il comando attualmente è spagnolo, dovrebbe passare a un italiano il prossimo anno. Ma stiamo monitorando questa cosa. Tra l'altro in quella zona noi abbiamo... allo studio, posso dire così, in previsione allo studio, una richiesta americana giunta direttamente dal segretario Blinken di inviare 200 carabinieri per formare la polizia palestinese, le forze di polizia palestinesi. E chiaramente la mia più grande preoccupazione, a parte l'onore che la comunità internazionale chiede ai carabinieri e nessun altro per formare i palestinesi, ma a parte quello, superato il momento orgoglio che non ha valore, si torna al momento realismo, e quindi è una cosa che si può fare solo quando hai la totale garanzia che sia i palestinesi sia le forze di Hamas accettino questa cosa senza pensare che quelli diventino un obiettivo ulteriore, che questo vogliamo fare. Per cui stiamo anche parallelamente costruendo questa cosa, perché le condizioni di sicurezza e di pace si costruiscono facendo cose, cioè facendo pezzi. Ci sono quelle armi nella zona dove è il nostro contingente? Cioè, ci sono armi di Hezbollah nella zona dove è il nostro contingente? Esistono lì? Anche questo non è un segreto. Alcuni degli attacchi di razzi che sono avvenuti sono partiti da quella zona, per cui è uno dei motivi per cui Israele dice in questo momento che sta entrando in quella zona, ma non è neanche questa una diciamo una novità. Abbiamo Francesco Bechis del Messaggero, prego. Grazie Claudia, che altrimenti diventa, prego. Sì, buonasera Ministro. Due domande. La prima è veloce sull'altra missione che c'è l'Italia in Libano, la bilaterale Mibil, che è stata già ridotta. Su quello ovviamente l'Italia a decidere. Alla luce della situazione a Beirut, crede che quella missione abbia ancora senso di esistere anche dopo quello che ha detto sulle forze armate libanesi e i limiti di questo esercito? La seconda invece è più politica. C'è stato un contatto nei giorni scorsi fra la leader dell'opposizione Liz Schlein e il Presidente del Consiglio Meloni. Lei crede che in questa fase sia auspica lei un segnale dal Parlamento di tutte le forze politiche per le nostre forze armate lì? Ha senso questa cosa per lei? Allora, per quanto riguarda Mibil è stata ridotta, ma come dicevo prima è fondamentale, perché se non ricostruisco le forze armate libanesi non costruisco alcuna condizione di pace in quel territorio. Quindi adesso è ridotta perché non ci sono le condizioni di sicurezza, in futuro dovrà essere implementata, e a quella bilaterale nostra dovranno aggiungersi quelle di altri paesi, perché dovremo fare il più possibile nella formazione, ma parlo di tempi di pace, non sicuramente sotto i bombardamenti come accade adesso. L'incontro tra il colloquio tra Meloni e Schlein è secondo me fondamentale, perché ci sono territori nel quale la contrapposizione politica non ha alcun senso e fa soltanto male al paese. Non me lo sentite dire oggi, me lo sentite dire da decenni, lo dicevo quando ero all'opposizione, ci sono cose su cui non si discute, non si fa politica, non si fa polemica politica. Le missioni internazionali sono una di quelle, abbiamo bisogno del sostegno, il Parlamento ha bisogno di avere tutte le informazioni possibili e immaginabili. Io non, sapete benissimo, non vado in televisione, non concedo interviste da mesi, oggi ho deciso di venire qua perché è un momento fondamentale e quindi sono qua, ma su questo do tutte le informazioni a voi, perché da questi arrivano a tutte le persone a cui hanno bisogno, ma personalmente ho informato chiunque me l'abbia chiesto in queste ore, parlo di rappresentanti politici quando potevo rispondere al telefono, tutte le informazioni che potevo. Ripeto, stiamo affrontando tempi in cui ci sono cose che non abbiamo mai visto, di cui non abbiamo esperienza e che affrontiamo giorno per giorno cercando di interpretarle e di non sbagliare. E quindi abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, dei consigli di tutti.
servono meno le critiche fatte in modo strumentale. Ecco, io ho bisogno di suggerimenti, di aiuti, di consigli, no? Perché non stiamo parlando di cose che riguardano Fratelli d'Italia o il centrodestra, stiamo parlando di cose che riguardano l'Italia e la pace nel mondo. Chiudiamo con l'ultima domanda, Silvia Mancinelli dell'ADN Cronos. Buonasera e grazie. Senta Ministro, una domanda, anzi due se facciamo in tempo. Allora, la prima, lei ha prima sentito il suo omologo, poi ha parlato, ovviamente ha convocato l'ambasciatore israeliano. Vorrei sapere, sia lei che UNIFIL da parte sua, avete avuto delle parole insomma molto, molto dure, molto ferme contro questi attacchi. Quali sono le motivazioni da parte loro, le giustificazioni se ci sono che ritenete plausibili perché non cambino i rapporti che ci sono con Israele? E quali possono essere delle motivazioni plausibili, accettabili per questo tipo di attacchi che, come ha detto giustamente lei, insomma, non sono certo né un incidente e né un errore? La seconda domanda, ma questo insomma se lo ritiene opportuno, lei prima ha parlato delle forze armate libanesi, no? Questo progetto di UNIFIL che nasce proprio quasi per adottarle. E mi riporta un po' alla memoria con quello che è successo in Afghanistan, quindi quando in realtà le nostre forze erano andate per addestrare l'esercito afghano. Ecco, lascio a lei poi la conclusione. Grazie. Sì, la differenza tra le forze armate libanesi e l'esercito afghano è che in Libano esiste una tradizione democratica, è una cultura democratica che non è paragonabile a quella dell'Afghanistan. Beirut era una città dove convivevano e convivono moschee, chiese ortodosse, chiese cattoliche, sinagoghe, cioè, il Libano era ed è quello. Il Libano ha una sensibilità democratica. Il problema del Libano è di avere talmente tanta democrazia che non riesce a raggiungere una maggioranza in Parlamento per eleggere un presidente, quindi gli manca una guida. Il problema del Libano è che è una nazione che ha 2 milioni di profughi. Cioè, ha una percentuale di profughi sulla popolazione che non ha nessun altro paese al mondo. E in questi anni, diciamocelo, abbiamo fatto finta di non accorgere, per cui siamo arrivati al paradosso per cui i profughi stanno meglio dei libanesi, perché i profughi siriani ricevono aiuto dalla comunità internazionale e i cittadini libanesi a cui l'inflazione ha distrutto il reddito. No, per cui abbiamo una condizione che in qualunque altro paese al mondo avrebbe fatto scoppiare di tutto. E finora, nonostante questo, nonostante le contraddizioni, nonostante questa contrapposizione Hezbollah, forze armate libanese, il Libano aveva tenuto un precario equilibrio, nonostante mille problemi. Precario equilibrio che questo attacco israeliano sta mettendo in crisi. Attacco era così dovuto, ma guardi, le cito le motivazioni che ha dato Israele, sono quelle che richiamava prima la sua collega Fusani. Da quel territorio arrivano attacchi al territorio israeliano. Questi attacchi hanno costretto oltre 80.000 israeliani a sfollare dalle zone di confine. Israele vuole garantire la sicurezza di questi 80.000 sfollati e farli ritornare nei loro territori senza che possano essere attaccati. Questo è quello, non lo dice Guido Crosetto, è quello che ha dichiarato Israele ed è la volontà di Israele ed è la motivazione che ha portato Israele. Va bene. Grazie a tutti per aver partecipato, buona serata.